Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati in nuovo video. Allora ragazzi, oggi un video haul, non è un video haul di abbigliamento, lo so. Siete in tantissime che mi scrivete su Instagram quando ricomincerò a fare i miei super mega haul di abbigliamento. Allora ragazze, io sono andata da Zara settimana scorsa, anzi no, sono andata da Zara sabato scorso. Ho visto il mondo, ho segnato il mondo anche nel carrello, però qualcosa mi ha frenato, nel senso che, come sapete, se mi seguite su Instagram, io ho fatto l'analisi armocromatica e sono risultata una summer cool, quindi paletta alla mano. Dovevo limitare il mio shopping compulsivo, questo ho detto sicuramente mi darà una mano, ma non so che cosa è successo in me, ho avuto un attimo di... sono stata male, cioè nel senso che qualunque cosa vedevo ai miei tempi io avrei preso e comprato senza guardare il colore, cioè ovviamente il colore lo guardavo, però io, sapete, vesto molto colorata e prendo anche nero, bianco, eccetera. Nella mia valletta non c'è né il nero né il bianco, questa cosa mi ha devastato. Poi io non ho mai fatto caso all'intensità del colore, cioè a me i colori più sono strong, più sono accesi, più mi piacciono, e invece con palette alla mano vedevo che magari... Allora, questo ad esempio in palette, ma se io avessi trovato un... Non mi sto anche perdendo con i colori, non so neanche più che colori sono, cioè questo per me è un turchese. Se io avessi trovato un turchese più chiaro di questo, un turchese più scuro di questo, io l'avrei acquistato. Però con la palette alla mano io dicevo, però questa sfumatura di colore non c'è nella palette, andrà bene, non andrà bene, sarà il giusto colore? Perché effettivamente la palette è carta stampata e se poi magari sulla palette il colore non è proprio quello. Sono andata nel caos più totale, mentale, e quindi mi sono detta no, riprenditi. Sono uscita da Zara senza aver acquistato nulla e adesso sto cercando di metabolizzare, di capire se realmente io sento la necessità. Cioè, perché io vorrei seguire la palette, però ho proprio difficoltà a cercare di identificare il colore, perché magari se non è proprio identico, è giusto o non è giusto? Questa cosa non l'ho ancora capita e mi ha un po' destabilizzato. Ma mi riprenderò e tornerò ad acquistare, non vi preoccupate. Veniamo a noi, haul Amazon. Allora, come sempre vi dico, se vi piacciono i miei haul di shopping, sia che siano vestiti, che siano capelli o che siano di tutto e di più, un bel pollicino in su, così, di supporto. E come sempre vi invito, se siete di passaggio, ad iscrivervi qui sul mio canale, a cliccare sulla campanellina e così sarete sempre avvisati di ogni nuovo caricamento. E venitemi a trovare anche su Instagram, lì sono sempre sempre presente, super attiva nelle stories, nelle foto a volte sparisco, a volte sono molto presente, ma nelle stories ci sono sempre. Il mio buongiorno mattutino non vi mancherà mai. Ma veniamo finalmente allo shopping. Allora ragazze, come sapete, per le iscritte di lungo corso, io sono un'appassionata di anime e manga, ovviamente giapponesi. Per le nuove iscritte avete appena saputo che io sono, e anche per quelle di passaggio l'avete appena saputo, e quindi ho fatto incetta di DVD e di Blu-ray, ovviamente in tema. Sapete che io seguo molto la Yamato e in realtà stavo valutando di fare anche un altro acquisto, lo tenevo nel carrello fino all'altro ieri, poi ho detto no, basta, stai spendendo troppo in DVD, preferisci i vestiti, quindi calmati. E quindi quello l'ho eliminato e non vi dico qual era, vabbè, ve lo dico, era Conan il ragazzo del futuro, che adoro. Comunque veniamo a noi. Allora, come sapete, io sto facendo la serie di La Mula, ragazza dello spazio, e sono, quelli sono 3 miliardi di episodi, lo so che mi tocco continuamente i capelli, ma questo ciuffo oggi non si vuole proprio tenere su, mi dà fastidio, mi scende, iniziano a crescere. Comunque, tornando a noi, allora la Mu sono 10 miliardi di episodi e finalmente la Yamato ha prodotto il tutto su Blu-ray, non su DVD, su Blu-ray, e quindi io so, man mano che escono i vari capitoli, li sto acquistando. Ovviamente io sono una che predilige, causa problemi di spazio, i cofanetti,
In questo caso, per quanto riguarda la Mu, non sono riusciti a fare il cofanetto perché avrebbero dovuto fare, se ci sono 5 o 4 dischi per ogni cofanetto, cioè per ogni, diciamo, primo blocco, cioè sarebbero stati tipo boh, 5, 20, 25 di Blu-ray, cioè, ovvero DVD, cioè CD, e quindi non era proprio il caso un mega cofanetto così. Soprattutto, secondo me, a livello economico sarebbe stata una bella batosta. Io avrei preferito, però, perché così era più compatto il tutto, però non l'hanno fatto e quindi mi sono dovuta lanciare sui vari. Allora, la Mu è composto di 4 diciamo mini cofanetti, 4 da, e poi se non erro ci sono 5 o 6 film sempre in cartone. Come ben sapete, io l'avete visto sulla mensolina, ho tutti i miei vari anime e avete visto gli ultimi la Mu che ho acquistato. Ho acquistato il primo cofanetto e poi ho acquistato, mi sembra, 2 film. Adesso ho fatto un secondo ordine e quindi, ragazzi, l'ho dovuto aprire perché ho dovuto controllare, purtroppo. Ho fatto un secondo ordine e ho preso il secondo cofanetto, secondo, diciamo, un mini cofanetto, e sono 8 dischi. Ecco, infatti, se sono 8 dischi per ogni cofanetto, sono 32 dischi, insomma, un cofanetto enorme, era proprio impensabile. E quindi ho preso il numero 2, adesso vi metto la slide così lo vedete meglio da vicino, che è bellissimo, e abbiamo 8 dischi, non vi so dire, da episodio, ovviamente c'è il sigillato proprio su, comunque dall'episodio non so quale, 46, a episodio 97, la Mu, tanta roba, ragazze, tanta roba. Eccolo qui, c'è lei, bellissima, e poi c'è Ataru, il piccolo Ten. Cofanetto 2, poi, come vi ho detto, ha fatto vari film, sempre ovviamente sotto forma di cartone, quindi di anime, e io ne ho preso un altro perché ne ho ancora altri nel carrello di Amazon, ma non li ho presi tutti insieme perché effettivamente è una bella batosta, e quindi ho acquistato la Mu Remember My Love, The Movie, eccolo qui, e questo quindi dovrebbe essere il terzo, se non erro, o il secondo o il terzo che ho dei vari film di la Mu. Troppo carino, io adoro la Mu, mi piace un sacco. Ma andiamo avanti, ho altri 2 pacchetti. Ma voi siete appassionati di cartoni animati giapponesi? Io adoro ovviamente questi che sono anni 80, ma allo stesso tempo, insomma, mi piacciono anche quelli più moderni. Ho più difficoltà a vederli causa tempo, però quegli anni 80 li ho visti tutti e li adoro. E quindi abbiamo qui spacchettato e abbiamo un altro dei vari film, e questo è La Mula, ragazza dello spazio, The Movie, ed è Forever. Forever è appunto un altro dei titoli dei vari film di La Mu, ma ve li sto mettendo nella slidina, qui sotto potete vedere tutti i personaggi carinissimi. Vabbè, andiamo avanti. Qui ce n'è uno chiuso e io non ricordo qual è, ma deve essere arrivato da poco, altrimenti l'avrei aperto per controllare. Olè! Un altro di La Mu. Allora, abbiamo il cofanetto numero 3, eccolo qui, numero 3, quindi mi manca solo il quarto, poi devo recuperare i film. E anche qui abbiamo 7 dischi, cioè, ragazze, rendetevi conto, 4 cofanetti, cioè un unico cofanetto, immaginate 4 di questi, un unico mega cofanettone con tutti i dischi, secondo me sarebbe stato spettacolare, e soprattutto a livello di spazio, se riuscivano a incastrarli bene, a fare delle pagine interne con i vari CD, con i vari Blu-ray, sarebbe stato meglio, perché comunque adesso 4 di questi mi prendono tanto spazio, invece se avessero fatto tutt'uno più, insomma, messo in altri modi, secondo me un po' di spazio in meno ci sarebbe stato. In ogni caso, questo è il cofanetto numero 3 ed è da episodio 98, perché giustamente questo era il 97, esatto, finisce con 97, da episodio 98 a episodio 143 e non è ancora finito. Ve l'ho detto, la Mu è infinito come cartone animato, cioè è bellissimo, ma è infinito, veramente infinito. Io ne ho tantissimi altri in lista, ma
La Yamato non li ho ancora fatti, vabbè. In ogni caso, ne ho acquistate anche altri. Mi è arrivato da poco un pacchettino che ora non, forse non l'ho preso, adesso lo prendo subito e vediamo che cosa c'è. Io già lo so. Ed eccolo qui! Allora ragazze, questo non l'ho preso su Amazon, ma questo arriva direttamente dalla Yamato. E quindi, yeah! Ed è, secondo me, cioè io non vedevo l'ora che la Yamato mi mandasse questi, perché anelavo da tempo. E qui facciamo un vero spacchettamento, un vero vero insieme. E vediamo qui dentro cosa c'è. Allora, per ora c'è della carta. Ah, vediamo, vediamo. Io già vedo cosa c'è. È al contrario, e con le luci non riuscirete mai a vederlo, quindi... Ta-dum. Ragazze, no, io non ho parole. Riuscite a vedere? Giorgi, amore puro. Allora ragazze, Giorgi è uno dei cartoni animati fra i più drammatici che ci siano stati di tutti i tempi. Questa è la serie completa, quindi ecco, questo intendevo io per cofanetto. Allora, Giorgi non hanno potuto fare i Blu-ray perché pellicola troppo, insomma, troppo anziana, diciamo così, neanche, però insomma non è stato possibile fare i Blu-ray, quindi hanno fatto i DVD, il box set di DVD, e all'interno non vi so dire quanti dischi ci sono. Allora, contiene tutti gli episodi completi dall'1 al 45, quindi immaginate, qui ci sono 45 episodi, cioè la mucca ne ha 100 e passa effettivamente, però secondo me ci si poteva provare. Comunque qui ci sono 9 dischi. È bellissimo questo cofanetto. Allora, non so se voi avete seguito la vicenda, cioè se conoscete bene o male la storia di Giorgi. Allora ve la leggo rapidamente. Allora, nell'Australia della metà, ah, però vi avrei dovuto raccontare anche quella di Lamu, effettivamente, la ragazza dello spazio, vabbè. Allora, nella storia della metà del 1800, durante una notte buia e tempestosa, un agricoltore e i suoi figli trovano una donna intrappolata sotto un albero abbattuto. La donna è sul punto di spirare, ma prima di morire implora l'uomo di salvare la figlia neonata che tiene in braccio. Così Giorgi, questo è il nome della bimba, trova una nuova famiglia. Cresce felice, circondata dall'affetto dei suoi fratelli acquisiti, Abel e Arthur. Ignorando il segreto dei suoi natali, anche se dopo la morte del suo nuovo papà, la rinnovata serenità della sua madre adottiva non le renderà la vita facile. Purtroppo il suo passato non resterà celato per sempre, ben presto Giorgi scoprirà il segreto della sua nascita, celato nel misterioso braccialetto che ha con sé fin da piccola e da cui quello che crede suo padre le ha detto di non separarsi mai. Una storia che la porterà fino in Inghilterra. Allora ragazzi, io la pelle d'oca. Vabbè. Detto questo, allora dovete sapere che la storia che è stata vista in TV, prodotta mi sembra su Italia 1, è una storia già di per sé censurata e allo stesso tempo non è comunque la storia che è raccontata invece nei manga. Nei manga è una storia veramente, insomma, disastrata, drammatica, c'è di tutto. Abbiamo una videocamera che sta scaricando la batteria e quindi devo andare velocissimo perché mi lampeggia proprio tanto. Allora, rapidamente, Giorgi andrà in Inghilterra, fuggirà con Lowell. Alla fine non riuscirà a sopportare la povertà che vive con Giorgi, praticamente si farà mantenere, questo tutto nel manga, si farà mantenere, alla fine la abbandona anche, ricordiamoci che stiamo parlando di una quindicenne all'epoca, quindi non ne parliamo proprio.
Quindi lui l'abbandonerà, tornerà alle sue ricchezze. Nel frattempo sia Abel che Arthur partono dall'Australia, vanno in Inghilterra a cercarla, fanno una mezza brutta fine, uno viene rapito, drogato, gli vengono fatte delle cose bruttine che forse è meglio non dire qui. Fatto sta che alla fine, insomma, l'altro fratello, per salvarlo, viene accusato di vabbè, non ve lo posso dire, perché se voi non avete mai letto il manga, io, cioè, praticamente vi sto spoilerando di tutto e di più. Vi dico solo che lei resta incinta, ecco, non si sa, non vi dico di chi, io lo so. In ogni caso è una storia estremamente disastrata, forse fra le più tragiche, insieme a quelle dell'amore di Lady Oscar, che là alla fine, insomma, è stato peggio ancora, là le muore proprio, lui muore, tutti muoiono. Comunque, detto questo, se siete curiose, andate a cercare su Google la storia di Georgie, del manga, quindi non del cartone animato, non dell'anime. Io non mi sento di spoilerarla, perché preferisco che, insomma, che voi decidiate di voler sapere, quindi non me la spoilerò. Ma in ogni caso, cioè, ragazzi, è bellissimo. Cioè, io lo amo, troppo bello, troppo 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 bello. Sono contentissima di questo cofanetto, non vedo l'ora che ne escano altri. E basta, spero che questo mio video cool vi sia piaciuto, di acquisti su Amazon, acquisti DVD-iani e Blu-ray-iani. E come sempre vi chiedo pollice in su, tanti commenti, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere se voi avete mai visto questo cartone, questo anime, o se avete mai letto il manga. La stessa cosa vale per la Mu, fatemi sapere anche se voi li avete già acquistati. E basta, io sono qui, fatemi sapere tutto quello che volete, vi aspetto su Instagram e vi aspetto nei commenti. Mille baci baci, ciao!